Ciao ragazzi, io sono Drew ed oggi siamo qui e ritornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Rush Wars, dato che lo scorso video di Rush Wars vi è piaciuto, oggi vi riporto Rush Wars sul canale. Allora, io vi faccio notare già una cosa, guardate in alto a sinistra che cosa ho trovato. Adesso vi faccio un attimo vedere la foto di quando l'ho trovato, perché ho screenato lo cioè ho fatto lo screen allo schermo, adesso ve lo faccio un attimo vedere. Ok raga, in poche parole sì. L'ho trovato in una cassa omaggio, cioè in una cassa comune, il coach leggendario. Non so come, non so con quale fortuna, so soltanto che l'ho trovato in una cassa comune. Eccoci raga, forse il volume è un po' alto, quindi lo abbasso un pochino. Ora vi faccio un attimo vedere il deck che uso io, perché è un deck fortissimo, raga. Secondo me è uno dei deck più forti. Con il coach e con le carte che ho io, perché raga è veramente devastante questo deck. Ora ve lo faccio subito vedere. Praticamente dovete. Raga, questa base qua è difficile. Questa base qua la skippiamo perché è veramente difficile. Ok, questa qua invece è abbastanza fattibile. Praticamente dovete mettere il coach dietro, mettete gli scildini davanti, questi qua intorno al coach, le due pitcher dietro gli scildini. E il laser qui praticamente in mezzo. Startate. Io uso anche la cura perché la cura mi piace tipo troppo. Ma penso che con l'invisibilità sia anche molto più forte. Praticamente ora mettete così, mettete la cura e avete tutti full con il coso che li fa andare molto più veloci. E due stelle le avete fatte sicure. E raga, abbiamo fatto tre stelle. Raga, abbiamo fatto tre stelle. Questo mazzo è veramente troppo, troppo, troppo forte. Troppo, troppo forte. Così, raga, 3 stelle. Madonna, raga, questo mazzo è veramente fortissimo. E ora facciamo un altro attacco. L'unico problema è che senza questo qua, il boss, è un pochino più difficile fare 3 stelle, però è comunque un buon mazzo. Madonna, raga, questo qua ha le basi da 15. Facciamo partire questi qua, le due pitcher dietro e il laser dietro. Così, 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 raga. Abbiamo anche una cura, penso che ce la terremo. E ora di mettere la cura. Ok, una stella fatta. Due stelle sicure perché ci sono le pitcher. Le pitcher rotte. Belle, grandissime pitcher, siete troppo forti. E niente. Praticamente abbiamo fatto due stelle in poche parole. Ora vi faccio anche vedere quante stelle ho. Dallo scorso video che avevo pochissime stelle. Ora siamo a 406, cioè 506 stelle e guardate il box della difesa, raga. Siamo a 71 su 100 in una settimana, raga, vi giuro che vi porto il video, dove, praticamente il video dove apro il baule del defense box. Allora, il baule della difesa. Facciamo un altro attacco. Sinceramente non so come chiamare questo video, però non lo so. Questo deck è veramente fortissimo. Guardate, abbiamo disintegrato il coso senza neanche prendere tanto danno. Mi piace veramente, veramente tanto questo deck. Le due stelle le abbiamo fatte. Ancora no, 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 non ci credo, raga. Non ci posso credere una stella. Raga, non ci posso credere una stella. Vabbè. Direi che facciamo gli ultimi due attacchi del giorno. E dopo ci salutiamo. Raga, questa qua è bella da attaccare, ve lo dico. Questa qua è molto bella. Ok, forse ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato tantissimo. Sì, raga, ho sbagliato. Raga, ho sbagliato un casino. Fatti dividere, ma non abbiamo più scildini. Ed è una cosa molto, molto, molto brutta. Fidatevi che. No! No, raga, una stella. Due stelle, due stelle. Due stelle perché c'è la pitcher lì che. No! Ok, due stelle. Vabbè, raga. Ci sta anche, due stelle, va bene. Oddio, raga, abbiamo ancora una pitcher. Vi giuro che non avevo visto che avevamo ancora una pitcher. Vabbè.
due stelle ci sta, tre stelle ovviamente, non spero neanche lontanamente di farle perché è veramente impossibile. E niente, due stelle, facciamo l'ultima partita del giorno, anzi faccio anche un pochino vedere le carte che ho trovato. Ho trovato le tre epiche, che sono il gorilla, poi il laser, che penso sia veramente una carta fortissima, e il carro armato. Le altre carte, cioè se vedete altre carte, io non so, non mi ricordo che carte avevo in quel video. Poi ho trovato delle, questi qua, gli airdrop, due airdrop nuovi. Ho trovato il ninja, che penso sia una carta abbastanza forte. Ho trovato anche qualche difesa. E il coach, che è, secondo me, fortissimo. Io direi che ci andiamo subitissimo a fare. Anzi no, facciamo ancora qualche attacco finché non ci si ricarica il coach. Ora 10. Penso che valga la pena attaccare e rischiare. Perché almeno una stella, raga, ma gliela facciamo almeno una stella. Almeno spero. Questa qua è una classica base che dovremmo attaccare con il coach. L'avremmo distrutta. Però ok, una stella fatta sicura. Ok, distrutto anche lei, l'hotshot. Ah, peccato. Raga, peccato. Non penso che riusciamo a... Oh, raga! Due stelle! Non ci credo, raga, ma è stupido forte. Raga, ma è stupido forte. Ma potevano semplicemente fare due stelle. Ma se potevano semplicemente fare due stelle. Boh. Ok ragazzi, eccoci qui. Abbiamo il boss 100% ovviamente. Ci facciamo l'ultimissima partita del giorno. Tanto per farvi vedere quanto distruggiamo tutti con questo super mega fortissimissimo mazzo. Allora, posizioniamo questi qua, il boss qua dietro, quei cosi qui di fianco al boss, i due pitcher e il laser. Partiamo subitissimo con questa, cioè, partiamo subito. Facciamo subito la furia. Mettiamo una cura tattica. E una stella è andata. Forse, cioè, raga, veramente riusciamo a far soltanto una stella. Vergognoso, raga. Vergognoso. Vabbè. Niente, raga, per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video, cioè dopodomani, lunedì. E niente raga, ciao!